C'è un mondo che non è mai apparso e che non vuole apparire. È un mondo importante che manovra tutto e tutti, ma con rispetto, efficienza, efficacia, professionalità, competenza e abilità. Con attenzione, senza mai essere al centro dell'attenzione. È il mondo del dietro le quinte a chiedere per una volta che i riflettori si accendano su di sé. Siamo la faccia nascosta della luna. Siamo la parte sommersa dell'iceberg. Siamo il mondo degli invisibili. Un mondo che è stato totalmente penalizzato dal lockdown a seguito della pandemia. Il settore da un giorno all'altro ci ha chiuso completamente il nostro lavoro e ha tolto uno stipendio, una retribuzione a tutte le maestranze del mondo dello spettacolo. Mi riferisco a fonici, scenografi, tecnici luci, tecnici video, tutto quello che è il nostro mondo per realizzare al meglio un evento e un concerto. Il mondo del dietro le quinte adesso ha deciso di fare squadra con un progetto nato da tre amici e colleghi con l'obiettivo di dar voce a tutti i lavoratori dello spettacolo. Il messaggio che vogliamo far passare è che lo spettacolo deve riniziare e tutte le istituzioni, la politica e i gestori dei teatri si devono dare in un certo senso una mossa per riaprire i posti. Spero che non ci sia una guerra al ribasso a livello di paghe, di stipendi. Spero che gli artisti non vogliano uscire allo stesso cachet con metà dei biglietti venduti, perché altrimenti non funzionerà mai niente. Quindi l'artista dovrà uscire a mezzo cachet col biglietto lo stesso. E spero ben che i tecnici, visto che sono i più penalizzati in questa cosa, non debbano trattare delle paghe al ribasso. Un progetto che ha immediatamente trovato l'appoggio di musicisti ed artisti che hanno voluto contribuire all'iniziativa degli invisibili inviando video di sostegno. Perché parliamo di America, Nomadi, Igor Insulli per conto di Litfiba, Banda Bardot, Giulio De Piscopo, Finanzi, Gianluca Guidi, figlio d'arte di Johnny Dorelli e altre persone, hanno condiviso questo, ritengo, perché hanno condiviso la problematica vera del settore, ma non riferita al loro guadagno personale, riferita al fatto che hanno pensato che forse tutti quelli che hanno lavorato duramente per anni e anni e anni forse sono i più penalizzati, perché il nostro settore è il primo che si è fermato per il lockdown. Un progetto che adesso ha trovato la sua conclusione in uno spot e in un sito web www.dietrolequinte.net. Nasce proprio perché vogliamo far conoscere questa vicinanza che abbiamo dagli artisti, renderla tangibile proprio. Sono tantissime le persone che oggigiorno aspettano con ansia una telefonata, una risposta, una speranza. Questo vuole essere un messaggio di incoraggiamento e di amore verso tutti i lavoratori dello spettacolo. Spero presto di riabbracciarci tutti dietro le quinte come sana e vecchia abitudine, prima di ogni spettacolo.